E adesso alcuni consigli su come comunicare, come spiegare ai più piccoli quello che sta succedendo nel nostro paese e nel mondo e soprattutto come vivere questi giorni in casa con i bambini. Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Tiziana Maglio, psicologa e psicoterapeuta, che ha stilato un vademecum rivolto ai genitori per affrontare al meglio Covid-19. Buonasera dottoressa e benvenuta, grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Il presupposto da cui partire è che il bambino non è un adulto in miniatura, per cui qualsiasi cosa diremo o faremo dovrà essere sempre adattata al suo modo di pensare. In questo periodo è molto importante prestare attenzione alle domande di nostro figlio e rispondere in modo chiaro proprio tramite degli esempi pratici. Ricordandogli ad esempio quando ha preso la febbre stando troppo vicino alla sorellina malata. È fondamentale, soprattutto in questo periodo, limitare il più possibile l'esposizione mediatica del bambino, soprattutto per quanto riguarda le immagini che vengono continuamente trasmesse e che potrebbero generare sicuramente angoscia nel piccolo. Per cui bisogna fare molta attenzione a tutti i cambiamenti del comportamento di nostro figlio in questi giorni, che possono essere dei possibili campanelli di allarme, come l'improvvisa irascibilità, gli incubi notturni, le varie somatizzazioni. Ad esempio cominciano a dire mi fa male il pancino, mi fa male la testa, eccetera. Oppure addirittura in alcuni casi possono ricominciare a fare la pipì a letto. In questi casi quindi è sufficiente rassicurare nostro figlio ascoltando i suoi timori e cercando di passare più tempo possibile con lui, facendolo giocare e facendolo rilassare. La quarantena è sicuramente una situazione anomala per tutti, però è proprio per questo che è importante, direi quasi necessaria, la presenza di una routine che il bambino deve seguire. Per cui devi avere degli orari per i compiti, degli orari per il gioco, degli orari per i pasti, per gli spuntini e così via. Un'altra cosa di cui potrebbero risentire, i bambini in questo periodo è il distacco improvviso e forzato dai loro affetti quotidiani, quindi dai nonni, dai cuginetti, dai compagni di scuola. Pertanto è consigliabile mantenere dei contatti regolari tramite chiamate telefoniche e videochiamate. Quindi in questo caso è utile ricorrere all'uso della tecnologia. Tutta questa situazione ovviamente genera fortissimo stress, soprattutto per l'intero nucleo familiare, che si trova a dover stravolgere completamente la sua solita organizzazione. Quindi il coinvolgimento di entrambi i genitori è fondamentale. Infatti, alternarsi in attività e turni riduce notevolmente il sovraccarico di uno dei due membri della coppia genitoriale. Ricordiamoci poi che sono veramente tantissime le cose che si possono fare con i bambini. Quindi con i bambini più piccoli possiamo pensare ai puzzle, alle costruzioni, ai giochi istruttivi. Invece con i bambini più grandi ovviamente possiamo pensare a dei giochi da tavolo, alla visione insieme di documentari, all'ascolto di musica, alla visione di film, ma anche a coinvolgerli in semplici faccende domestiche, ad esempio cucinare una torta o della pizza insieme o semplicemente sparecchiare la tavola. Noi psicologi ricordiamo sempre ai genitori l'importanza del disegno, che rappresenta proprio la lente attraverso cui il bambino interpreta il mondo che lo circonda e quindi gli consente di esprimere le emozioni che altrimenti non sarebbe in grado di verbalizzare. Quindi in sintesi, ciò che dobbiamo fare per i nostri figli in questo particolare momento storico è cercare di creare un clima il più possibile sereno, privo di allarmismi e di angosce. Dobbiamo infatti ricordare che i bambini non sono in grado di modulare le proprie emozioni, ma sono i genitori che svolgono una funzione di rispecchiamento emotivo. In sostanza, se mamma e papà sono sereni, anche il piccolo è sereno.
Ringrazio la dottoressa Tiziana Maglio, psicologa e psicoterapeuta, per essere stata con noi per questi interessanti e importanti consigli rivolti ai genitori su come appunto spiegare ai bambini quello che sta succedendo e come vivere in maniera serena le ore da trascorrere tra le quattro mura domestiche. Grazie ancora dottoressa e grazie a voi tutti per averci seguito.